Oggi vi racconto una storia, quella di come ho fatto il 20% su un'operazione di trading sul petrolio nella giornata di ieri, in un solo giorno. Ogni tanto il trading ci regala anche queste grandi soddisfazioni, ma vi racconto cosa è successo e perché ho preso queste decisioni e quante persone mi hanno anche seguito, perché molti trader hanno seguito questa mia operazione che ho pubblicato nella Academy. A dire la verità, ragazzi, l'ho pubblicata anche ieri nella community YouTube con un grafico. L'operazione era già in corso, però chi di voi l'ha vista o comunque l'ho trovata ancora lì, insomma, non aveva finito poi la giornata con il super up che ha fatto in close. Vi racconto questa storia anche perché poi voglio farvi vedere la strategia che ho utilizzato e mi interessa quindi andare a dirvi quello che ho fatto e poi spiegarvi anche i perché, perché vedremo oggi sul grafico anche la tecnica che ho utilizzato per prendere posizione sul prezzo del petrolio, che a dire la verità, ragazzi, è ancora in corso. Vi farò vedere anche dove sono le mie idee di uscire dall'operazione e per quale motivo, ma non perdiamoci in chiacchiere, ragazzi, e voglio entrare subito nel vivo di questo video. Prima di farlo, però, vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e lasciarmi un pollicione per questi video e spero di riuscire a darvi tutta la formazione giusta spiegando la strategia che ho utilizzato per fare questo bel profitto. Devo dire la verità, è un bel profitto in una singola giornata. Perciò, ragazzi, voglio sapere anche nei commenti quello che pensate se avete dubbi su questo video. Bene. Spostiamoci sui grafici e farvi vedere un messaggio che ho pubblicato nella mia Academy. Allora, ragazzi, qui insomma vi faccio capire in questo momento quello che ho fatto. Allora, qui, ragazzi, vedete, l'altro ieri, insomma, a mezzanotte è scattato il mio segnale di ingresso sul petrolio e ho pubblicato questa frase qui, ragazzi: c'è un'inversione di breve sul petrolio possibile long everyone. Poi Patrizia, che è una nostra follower, una nostra iscritta all'Academy, segue sempre insomma queste grandi operazioni, quindi l'ha seguito, anche altri trader l'hanno seguito. E poi ieri mattina, quindi quando il mercato aveva già dato il suo spazio, quindi aveva continuato verso il nostro long, ho pubblicato un aggiornamento con tutti i livelli di take profit e tutto quello che insomma potevo consigliare, sempre tra virgolette, ragazzi, ovviamente non sono consigli finanziari, ma io dico quello che faccio in Academy, anche così come sul canale. Ho detto questa cosa proprio per dare a tutti la possibilità di capire quali erano i take profit o quantomeno le resistenze da tenere in considerazione. Stesso grafico l'ho pubblicato poi su YouTube. Ma adesso, allora, questa è stata la situazione. Adesso vi porto con me sul grafico invece per farvi vedere quello che ho fatto e come l'ho costruita questa operazione, ragazzi. Allora, intanto, quando sono entrato e per quali motivi? Allora, intanto vediamo, ragazzi, questo è il future del petrolio, quello vero. Ok, ragazzi, vedete, vi devo dire questa cosa. Quindi questo è il future vero del petrolio perché sono i prezzi, sono quelli che uso io sulla mia piattaforma Multicharts, che è collegata al broker Interactive Brokers, che fa future regolamentati, ragazzi. Quindi però l'alternativa la trovate anche tranquillamente con i contratti CFD. Per fare il petrolio, secondo me, è la soluzione migliore per fare trading e speculazione di qualche giorno se non avete alti capitali, altrimenti la soluzione migliore è il future, ragazzi. Ma il future è molto costoso, quindi magari in alcune situazioni non conviene magari utilizzare così tanto cash. Va bene, ritorniamo sul grafico e vi faccio capire la situazione. Allora, quando ero nella giornata del 30 e del 1 di maggio,
ho visto una configurazione estremamente interessante sul petrolio. Configurazione, devo essere sincero, che era un po' sempliciotta anche da tradare, quindi non era molto difficile, devo essere sincero, ragazzi. Perché? Perché il mercato aveva fatto questa sua fase di rimbalzo dopo un crash spaventoso, quindi in linea di massima, ragazzi, poteva tranquillamente invertire il trend o quantomeno fare una fase di rimbalzo che avesse anche molto molto spazio per poter tradare. Quindi quello che ho preso in considerazione è stato questa fase di rimbalzo e poi il tentativo, vedete qui in questo punto, di fare un altro minimo. Il mercato non riesce a fare un altro minimo e in pratica, ragazzi, ci dà un livello incredibile di ingresso, che era questo, cioè il superamento, vedete, di questo livello di massimo. Perché se il mercato fosse andato a rompere il precedente massimo che aveva fatto il 23 di aprile, a quel punto avrebbe indicato una inversione di trend di breve rispetto a quello che era stato fatto nelle scorse settimane, che era un crash. Siccome il petrolio, ragazzi, veniva veramente da prezzi bassissimi, allora io ho detto, invece di comprare mentre andava giù, e sapete bene che lo spiego da una vita, l'ho insegnato nei miei corsi, lo dico sul canale YouTube, l'ho fatto mille volte, invece di andare a comprare, che a me non piace, ragazzi, comprare quando le cose crollano, perché mi sento un po' scoperto, un po' sotto rischio, non sono così avventato, allora ho detto va bene, aspetto un rimbalzo. Però non ero neanche, vi dico francamente, così tanto soddisfatto di questo livello e quindi ho semplicemente innalzato, ragazzi, il mio livello di ingresso. L'ho messo in questo punto, il mio livello di ingresso, perché ho visto questa configurazione minimo, massimo, minimo superiore, lo vedete, è molto evidente, ragazzi, uno, poi c'è un minimo superiore, vedete, la mia inversione di trend preferita, questa è sul breve. Dopodiché questo massimo è stato breccato qui, ma io ho lasciato lo stesso un po' di spazio per ovviamente tecnica di trading, per dire aspettiamo un altro poco, perché questo break potrebbe essere un fake break, era troppo dipinto, in realtà il mercato è andato, quindi ho innalzato il mio livello di break, che è poi avvenuto, ragazzi, insieme al break delle mie due medie mobili, che vedete a 22 periodi e a 11 periodi, che nella giornata del 4 il petrolio ha chiuso sopra il mio livello di 20 dollari che avevo memorizzato come prezzo importante per il break, e le mie due medie mobili in questa, appunto, che è la close, ragazzi, era stata a 21 e 18, io ho pubblicato il segnale che vi faccio anche rivedere, ragazzi, vedete, è stato pubblicato in quella giornata ed era alla close delle a mezzanotte e 9 minuti ho pubblicato questo messaggio, alla close era esattamente a 21 dollari e 18. Come vedete, ragazzi, non era un break che potremmo dire ma è, diciamo, un break preciso al prezzo più basso possibile. No, ragazzi, non è così. Nel momento in cui facciamo trading dobbiamo anche proteggerci, ci sono delle situazioni che vanno considerate. Il petrolio viene anche da un forte trend ribassista di lungo periodo, quindi qui stiamo tentando un ingresso per un balzo, ragazzi, perciò devo tenerne conto, e nel momento in cui devo entrare su un breakout aspetto la close della candela, questa è una cosa importante per i trader, e aspetto anche un break importante di un livello di resistenza che avevo fissato a 20 dollari e anche delle mie due medie mobili, perché mi dava più sicurezza. A un certo punto ho pubblicato questo long, sono andato long, e dopodiché, ragazzi, nella giornata di ieri il mercato ha dato slancio e ci ha fatto un candelone incredibile che ha portato a fare il touch del mio primo livello di resistenza, ragazzi, che adesso vi faccio vedere e vi ingrandisco, che era intorno ai 25 dollari, livello che
è stato breccato e il mercato ha continuato a salire. Ora vi dico francamente, ragazzi, io non sono uscito, ma al 90%, 80% uscirò alla chiusura della giornata di oggi, perché questo livello di figura che sta costruendo il petrolio non mi piace. Ma poi, a parte tutto, ragazzi, era un'operazione di trading di brevissimo periodo, quindi un giorno, due giorni massimo. Il primo target è stato ampiamente raggiunto, l'ho superato, perciò credo che prenderò profitto quasi con tutta la posizione. Un'alternativa potrebbe essere attendere in trailing stop e poi andare in pratica a aspettare un'eventuale inversione di medio periodo che arriverebbe al superamento dei 30. Però, ragazzi, questo è il future di giugno, poi ci sarà il rollover nel mese successivo. Allora, vi ho spiegato la mia strategia, vi ho fatto vedere come ho ragionato e vi ho fatto anche vedere come uscirò tra breve, ragazzi. E se poi domani fa un più 30, non me ne importa assolutamente nulla, perché il mio obiettivo di trading è stato raggiunto, ragazzi. Un altro consiglio per per chi fa trading e chi costruisce strategie: se avete una strategia e l'avete impostata in un certo modo, al di là di quello che succede dal mercato, dovete seguire il vostro piano, ragazzi. Io sono arrivato al mio profitto, ho fatto il 20% in un giorno. Questa era un'operazione che doveva durare un paio di giorni come obiettivo, l'ho costruita così. A questo punto, ragazzi, se vedo dei segnali di debolezza, come la candela di oggi non mi piace, non è confermata la debolezza sul petrolio, ragazzi, però non mi piace, io ho raggiunto il mio target, prendo profitto. Tanto, ragazzi, stiamo dentro Bitcoin, stiamo dentro una serie di altri strumenti e il trader deve ragionare così. Spero di avervi dato un bellissimo contenuto raccontandovi questa storia. Io sono sempre contento di condividere anche con voi quello che mi capita e soprattutto farvi capire anche le logiche che mi portano a fare questo tipo di attività, questa splendida e appassionante attività che è il trading. Bene, ragazzi, allora, questo era un video che non doveva esistere, doveva esistere un altro video, ma l'ho messo dentro perché era una cosa molto molto bella. Noi ci vediamo in settimana, vediamo se domani o dopodomani, perché c'è un video importantissimo su Bitcoin che ho già realizzato, non vi nascondo, e non vedo l'ora di farvelo vedere. Ciao a tutti.